Le carte che la CISL vuole giocare. Siete state accolte intanto dai tamburi della comunità senegalese, Anima Qua, mi dicono che si chiama, detto bene, perché non faccio un applauso. Fisco equo. È abbastanza naturale dire che per la CISL il fisco non è questa, è una banalità, non partiamo con la banalità, partiamo dal sostegno di contenuto che la CISL dà a questa affermazione. In cifre, Sauro, che cosa è emerso? Ma si è riproposto all'attenzione un fenomeno che è annoso per l'Italia e che le cifre presentano come sconcertante per alcuni versi ed è impietoso per altri. Quello dell'evasione, dicevo, rappresenta di nuovo il vulnus principale nel momento in cui parliamo di fisco, per quelli che sono gli elementi di equità che un sistema fiscale deve garantire. Vedete, tutti parlano, si riempiono la bocca di grandi valori, l'etica, la solidarietà, l'umanità, ma il valore vero dell'italiano è che è ancora vivo dopo tutto quello che gli è successo. C'è una cosa da fare, io penso. Togliere tutte le tasse dalle pensioni. Sicuramente la difficoltà nel pagare le tasse, quindi abbiamo soprattutto una tipologia di pensionati, ormai la realtà è quella di pensionati che non arrivano alla fine del mese perché hanno un tipo di pensione minima, o comunque chi ha il pensionato che magari sta un po' meglio come pensione ha magari difficoltà perché il figlio che ancora risiede in casa ha ultimamente perso lavoro. Cioè destra e sinistra sono un po' come Sodoma e Gomorra, capito? Solo che la destra usa il lubrificante. Noi stiamo chiedendo in questo momento che intanto venga ripristinato il bonus famiglia dello scorso anno, che è stato tolto. Non era entusiasmante come misura, ma riteniamo che comunque in questa fase possa essere importante, in attesa di aprire immediatamente il confronto e valutare un nuovo assegno per il nucleo familiare che appunto sostenga in maniera forte le famiglie. Diciamo che da una paga di 1.400 euro si tolgono 330 euro, più o meno 370 di IRPEF, e poi si arriva ai 1.100 euro. Sì, prima di andare in CIP praticamente avevo lo stesso stipendio di Flex, sì. E quindi diciamo netto era questo. Adesso che sono in casa integrazione si aggira intorno alle 720 euro. Applico nel senso letterale ogni singolo consiglio mi viene dato per campare. Le risorse della evasione e elusione che devono essere recuperate, le tassazioni delle rendite finanziarie che devono essere aumentate, servono per sostenere le famiglie ma anche le imprese che creano occupazione e innovazione. Il trampolino di Pinelli, le tessere di Gelli, dopo sono il mandante del delitto Pecorelli, di Mori e Laria Alghemir Rovati, nel suicidio Calvi faccio uno degli acrobati. Sì, trovo difficoltà, anche se in effetti a fine mese io ci arrivo, ma devo un pochino attingere su quello che avevo accantonato durante i miei anni di attività. Vanto un'esperienza pluriennale in ambito professionale con un master in lunario da sbarcare. Applico nel senso letterale ogni singolo consiglio mi viene dato per campare. Il fisco è centrale, l'86% delle tasse abbiamo visto che viene pagato da lavoratori dipendenti e pensionati, e proprio una ricerca di equità in un tempo di crisi è quanto mai necessaria. Siamo tutti così. Avevamo i complessi, volevamo che l'Italia diventasse come gli altri e invece è il mondo che è diventato italiano.